Marco era vergine, la russa pure, e per fortuna che è venuta a Roma, è venuta a Roma. Viveva in una stanza rosa e ostile, probabilmente non nel centro di Roma, non nel centro di Roma. Un vecchio amico gliela presentò al bar, un bar amaro lungo il fiume di Roma, lungo il fiume di Roma. L'amico cadde, lui la riaccompagnò, bendata nella sua stanza di Roma, bendata a Roma. E non sapeva cosa fosse l'amore, ma ricordava dove teneva il liquore. Le offrì 7 drink e poi la spogliò. Chiamò 2 amici e lei non disse no. Giorno e chiese di restare, di non tornare nel suo albergo di Roma, nel suo albergo di Roma. E fu così che l'orgia ricominciò, poi Marco svenne nel suo letto di Roma. Vai, 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 la, 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 yeah, yeah. E non morirà mai più nella sua vita, se non è morto ieri notte a Roma. Politica e sociale che benedica la Russia e Roma. E non sapeva cosa fosse l'amore, ma ricordava dove teneva il liquore. Le offrì 7 drink e poi la spogliò. Chiamò 2 amici e lei non disse no. Russie di Roma, benvenute a Roma, in gemellaggio con Roma, in una stanza di Roma, da Mosca a Roma. Viva le orge di Roma, non vuol lasciare più Roma, essi figli di Roma. Le stanze ostili di Roma, il fiume amaro di Roma, e le tirocia di Roma, in gemellaggio con Roma. Viva la Russia e Roma! Viva la Russia e Roma! Viva la Russia e Roma! E Marco muore a Roma. Potevamo portarci via quelle due l'altra sera, e invece le abbiamo lasciate andare. Questo cosa ti insegna? Che Roma ti offre sempre una seconda occasione.